Buongiorno da Giulia Mancinelli. Procedono a pieno ritmo a Senigallia i lavori sul fiume Misa, sia per quel che riguarda la pulizia del reticolo fluviale e il contestuale ampliamento dell'alveo, sia per l'intervento su Ponte Garibaldi, per il quale è previsto l'avvio dei lavori di abbattimento da lunedì prossimo. Ieri mattina l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi, accompagnato dal dirigente Stefoni e da altri tecnici, ha compiuto un sopralluogo per constatare lo stato di avanzamento del cantiere. Non sono ancora stati fissati i funerali di Franco Politi, il camionista 62enne morto nello schianto di mercoledì lungo la 14 a Bologna. L'incidente si era verificato nel tratto compreso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per Bologna-Padova, dove un tamponamento a catena ha coinvolto 5 camion e un'automobile. Politi, originario di San Paolo di Jesi, risiedeva a Serra dei Conti. Anche i vigili del fuoco di Senigallia ed Arcevia partecipano alla settimana della protezione civile, tenendo aperte le sedi operative territoriali, pronti ad accogliere chiunque vorrà visitarle dalle 9 alle 12 di domani. Nel corso delle visite verranno illustrate le funzioni operative degli uomini, delle sedi e dei mezzi a disposizione per far comprendere le modalità operative nei soccorsi quotidiani. Dopo un lungo iter burocratico sono iniziati i lavori per il restauro della torre civica e del suo impianto campanario risalente al 1400 a Serra dei Conti. L'intervento è stato possibile grazie all'Art Bonus, che ha permesso la donazione di 100.000 euro da parte di 2 imprenditori locali. Lo sport e il basket. Inizia oggi il 5° campionato consecutivo di Serie B femminile per il Basket 2000 Senigallia del presidente Bruno Pierpaoli. Il debutto è per le 21 al Palasport Panzini, dove le ragazze senigallesi affronteranno l'Umbertide. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.